Francesco Surace sigla un nuovo record del mondo, 13 ore da Genova alla Margherita passando da Gressoney, un percorso di 245 km che l'atleta valsesiano ha affrontato prima con la bici e poi a piedi. Ecco il suo racconto. Questa volta la sfida l'ho affrontata con più tranquillità perché ormai era la terza volta che facevo un'esperienza del genere, quindi sapevo già a cosa stavo andando incontro. E da un altro lato ero un po' più preoccupato perché sapevo che la parte a piedi per mia decisione l'avrei fatta da solo proprio per testare me stesso, la mia forza mentale, come avrei reagito dopo tutte quelle ore di bicicletta a un altro sforzo del genere. Per fortuna è andata bene, la mia testa ha tenuto e sono riuscito a chiuderlo in 13 ore, quindi soddisfatto. Le parti più complesse di questa prova sono state due per me, quindi l'ultimo tratto in bicicletta e il primo tratto a piedi. Nel tratto di bicicletta è stato fondamentale avere Alberto con me, come l'altra volta, che dalla macchina mi spronava e mi continuava a dare da bere, da mangiare qualche caramella, qualcosa per farmi distrarre da quello che stavo facendo. Abbiamo fatto il cambio con calma e poi la fase iniziale, la prima mezz'ora a piedi, sapevo, è il momento in cui realizzi che sei da solo e che stai per affrontare una lunga salita, anche un po' pericolosa, una volta in ghiacciaio da solo, dopo tutte quelle ore con la stanchezza fisica e mentale che sarebbe arrivata, per fortuna è arrivata tanto dopo, però anche in quel caso sono riuscito a rimanere tranquillo e arrivare in fondo. Nei prossimi mesi non ho nulla in programma di particolare se non partecipare a qualche gara di corsa e proseguirò finché non finisce la stagione ciclistica. In inverno sarà normali allenamenti di sci alpinismo e poi da gennaio inizieremo a programmare l'anno nuovo con sempre partenze da Genova e arrivo su qualche vetta.